la dottoressa Airoli. Buongiorno a tutti, vi ringrazio. Sono veramente emozionata nel riuscire ad avervi tutti qui. Intanto ringrazio il sindaco, il consigliere Sciviglia, tutti quanti che mi hanno ringraziato in maniera anche esagerata. Esagerata perché io veramente sono stata... Dall'altra della mia. Grazie. Sostanzialmente sono stata la voce delle balene in una Liguria che, come ha espresso già il Ministero, è stata un pochino più lenta a rispondere, ma in realtà sono solo una voce, perché cioè, se non avessimo naturalmente il santuario, un Ministero che supporta e un segretariato estremamente disponibile, non ci sarebbe oggi questa possibilità di unirsi in questo impegno nuovo per la salvaguardia delle balene, dei delfini, dei nostri mari. Mi è piaciuta molto la definizione del comandante Caligiore, una passionaria delle balene. Ho iniziato nel 1987 con l'istituto Tetis, con Giuseppe Notarbartolo di Sciara, che è venuto qui in Italia dopo 10 anni di ricerca negli Stati Uniti e ha detto, insomma, vediamo come andiamo alla scoperta dei cetacei dei nostri mari italiani. Non sono passati neanche 30 anni, solo 30 anni fa non si sapeva praticamente nulla o quasi dei cetacei, gli unici dati erano relativi agli animali spiaggiati trovati morti. Allora abbiamo iniziato nell'87-88 a pattugliare i mari italiani e siamo arrivati qui nel Mar Ligure, anzi nel bacino Corso Ligure Provenzale, perché devo dire che per fortuna il santuario è una dimostrazione, i cetacei non hanno frontiere. E abbiamo scoperto che questa è la zona in assoluto maggiore concentrazione di cetacei. Abbiamo 8 specie, Fanny lo ha già ricordato, e io vi do qualche numero che grazie, devo dire, all'intervento del Ministero dell'Ambiente e in collaborazione con molti colleghi possiamo dare. I numeri che possiamo dare nella zona di presenza del santuario e un'area limitrofa sono 400 balenottere comuni e quasi 90.000 stenelle. Ora io quando parlo di una balenottera comune, questo perché sono stanca che la gente qui mi dica ma ci sono le balene qua, ma figurati se fuori Sanremo a Bordighera ci sono le balene. Stiamo parlando di un animale che può raggiungere i 24 metri e pesante 60 tonnellate. E come